è iniziata nel momento in cui Marco Visalberghi immediatamente mi ha detto: facciamo subito questo film. Stavamo immaginando quale film fare insieme, io avevo anche altri progetti e ho portato a Marco Visalberghi le pagine del libro scritto da Valentina Calderone e Marco Manconi, e lui tra progetti più semplici ha subito immediatamente detto sì a questo che era ostico e difficile. E quindi a quel punto, da quel momento è nata la sfida, e devo dire è particolare questa cosa perché accade molto raramente di trovare immediatamente una sponda per dialogare su una cosa così complessa. A quel punto la sfida era far diventare il documento materia prima per una drammaturgia, per una narrazione. Era in qualche modo affrontare un mondo molto difficile anche dal punto di vista del linguaggio, perché io ho sempre lavorato in sottrazione, nel togliere anziché nel mettere, e quindi mi sono ritrovata a volere far parlare l'immagine, la sconcertante evidenza di un'immagine. Questa sconcertante evidenza di questa immagine che pretende di dirci come sono andate le cose, in realtà non era sufficiente. Perché è vero che quelle immagini sono andate online per 87 ore consecutive, è vero che quelle immagini possono essere viste in modo distratto su internet, possono essere guardate in giro, ma quello che è stato il percorso, è stato della scrittura, quindi del pensiero rispetto a quelle immagini, è stato cercare di trovare delle chiavi di lettura per costruire un racconto. E quindi queste chiavi di lettura le ho trovate innanzitutto lavorando sul corpus delle immagini, quindi studiando molto attentamente quelle immagini una, due, tre, 100 volte, facendo anche delle lunghe pause di distanza, proprio che non ne volevo proprio sapere niente, proprio per andare a sedimentare. E poi anche tutto quel corpus di elementi giudiziari, legislativi, medici, cioè ho dovuto, come dire, capire il linguaggio che potevo utilizzare. E la cosa che mi è venuta immediatamente chiara è che per una persona come me, che comunque penso di poter dire che l'empatia, io non posso filmare se non amo quello che filmo, cioè per me è fondamentale un amore che passa tra me che filmo e quello che viene filmato. Questa era veramente una sfida gigantesca, un Che tra ribaltamento. l'altro è la differenza tra una camera di sorveglianza e la camera da registro. Esattamente, e arrivo qui, cioè io mi dovevo misurare con una realtà, ma quale realtà? Con quale realtà potevo costruire una relazione se non con un'immagine filtrata da un occhio meccanico, disumano e disumanizzante? Ecco che lì ho capito, e l'ho capito grazie allo studio dei documenti, perché il primario del reparto dice durante il processo che quelle camere sono state messe per sorvegliare i pazienti, perché così non c'era bisogno di entrare nella stanza. Ecco che lì ho trovato la chiave di tutto, è l'osservazione la chiave del film. Cioè questo modo di osservare disumano non può che filmare il disumano che c'è in quell'ambiente. È difficile, però è stata veramente la chiave di volta per capire. E poi ho detto, ma se c'è tutta questa disumanità, a che cosa serve uno sguardo umano? A che cosa serviamo noi? Noi serviamo per comprendere, per capire, per organizzare. E quindi il percorso è stato un percorso narrativo che ha a che vedere con un percorso di svelamento progressivo di quello che accade, ma non solo di quello che accade che vediamo in fondo e quindi è abbastanza chiaro, ma del senso di quello che accade. Perché quello che accade lì dentro appartiene al mondo dell'insensatezza, eppure ha delle logiche interne
che sono totalmente legate al modo di guardare lì dentro. È un meccanismo. E quindi alla fine mi sono misurata veramente con qualcosa di enorme, e che è come cancellare con un colpo di spugna tutto quello che è il cinema, nel senso il cinema è quello che si basa sulla relazione, no? È un altro tipo di mondo, ed è un mondo contemporaneo, no? Il nostro nuovo punto di vista sul mondo è dall'alto, sono le videocamere di sorveglianza che sono fredde, algide. Siamo tutti quanti bidimensionali in quelle videocamere di sorveglianza, non siamo niente. Eppure c'è qualcosa che è terribilmente antico, imperituro, e purtroppo non credo che sia, come dire, dico imperituro perché è universale, che è questa reificazione dei corpi, quando il potere, e quindi questo sguardo dall'alto, non ha nessuna relazione umana, ecco. Allora, la fiducia è qualcosa che è difficile da alimentare quando chiaramente si è circondati di cose come queste, no? Parlavamo prima con un insegnante che non c'entra niente, diceva: come faccio io a dire non dovete buttare la carta per terra se poi c'è il macello, non dovete rubare se poi, no? E Grazia Serra mi ha insegnato una cosa guardando quelle immagini insieme, cioè mi ha detto: io non sapevo, è vero Grazia, dice, io non sapevo che avevo il diritto di entrare, io non sapevo che avrei potuto pretendere di entrare. Io non sapevo che quella soglia non doveva essere chiusa. Io non sapevo che potevo dire no. Ecco, questa cosa che mi ha detto Grazia Serra ancora mi fa venire i brividi, perché è vero. E devo dire anche una cosa, che uno dei motivi, il primissimo motivo per cui io all'inizio ho deciso di fare questo film, era proprio questo del limite rispetto alla soglia da attraversare, no? C'è il proibito e c'è una zona nera che bisogna varcare, ecco, con le videocamere di sorveglianza servivano anche a questo. E in questa primissima chiave di lettura rispetto a quelle immagini, l'elemento della fiducia ovviamente è dirimente, perché se tu vuoi varcare una soglia interdetta, vuol dire che hai bisogno di sfondare qualcosa che non conosci e che ti fa paura. E ho imparato ovviamente per fare questo film che il trattamento sanitario è una cosa e la contenzione è un'altra cosa, quindi sottoscrivo ovviamente le parole dello psichiatra che dice non facciamo confusione, ma ovviamente qui nessuno fa confusione, perché da Luigi Manconi a Valentina Caldorani a Grazia Serra, che ha fatto questo lo scopo della sua vita, proprio lo studio della contenzione, e tutte le persone qui presenti sono, come dire, ormai ci siamo fatti, come dire, una nostra cultura, abbiamo fatto i compiti, ecco. Ed è sulla base di questa distinzione netta che il film volutamente non parla del TSO, ma parla della contenzione, racconta la contenzione e racconta i giorni dentro il reparto psichiatrico dell'ospedale di Vallo della Lucania. Perché il film ha scelto, è stato lui, diciamo, più che io, nel senso che poi chiaramente il film ha scelto di il racconto molto semplicisticamente, diciamo, della banalità del male, cioè di un meccanismo che si autoalimenta attraverso la sua passione, attraverso un modo assolutamente meccanico di procedere. Questo è il racconto del film. La questione, sì, esattamente, come gli infermieri si muovono, come i medici non entrano nelle stanze, eccetera. Lui viene legato mentre dorme, ricordiamoci, le pulizie, e poi parliamo anche del film. Il TSO è stato, da parte mia e della mia squadra di lavoro, da parte di tutti noi, da parte di Grazia, oggetto di molto studio, le modalità di esecuzione di quel TSO. E volutamente non sono entrata nel film, se non nella parte iniziale, nel momento in cui il film si apre con la spiaggia, con la normalità, con la luce, con la bellezza, con la libertà. Perché tutto questo? Per un motivo molto semplice: Francesco Mastrogiovanni viene prelevato dal mare, viene strappato al mare e viene in modo
obbrobrioso ricondotto al mare, perché il medico legale dice che lui muore per annegamento interno, cioè i polmoni si riempiono d'acqua. Questa per me, dal punto di vista narrativo, chiaramente è stata subito una di quelle chiavi importanti di lettura del film stesso, cioè una circolarità, si inizia fuori e si cioè dal mare, all'acqua. E poi, ecco, e così mi aggancio, voglio dire, alla seconda cosa. È vero, quelle videocamere di sorveglianza mostrano evidentemente cosa accade, ma come è morto Francesco Mastro Giovanni ce lo può dire solo un occhio umano. Solo un essere umano ci può dire perché Francesco Mastro Giovanni è morto. Cioè, il corpo di Francesco Mastro Giovanni, che viene ininterrottamente osservato da una macchina, è una cosa. Il corpo di Francesco Mastro Giovanni, osservato da chi guarda le ferite ai polsi e alle caviglie, e chi si interroga perché quelle ferite sono state prodotte, è un'altra cosa. Quindi è solo l'occhio umano che ci dice quanto più possibile cosa è davvero accaduto al corpo di Francesco Mastro Giovanni. Ecco perché è stato un'avventura enorme ragionare su questo film, anche dal punto di vista proprio emotivo, ma anche intellettuale, no? Perché il medico legale, osservando il corpo, si fa delle domande a cui soltanto quel corpo purtroppo può dare una risposta, perché quell'occhio meccanico nulla ci avrebbe detto su come era morto Francesco Mastro Giovanni. E di qui dico la terza cosa, provando a rispondere molto sinteticamente alla domanda che ci è stata posta. È importante perché si deve dire: Francesco Mastro Giovanni dice non mi portate a ballo perché mi ammazzano, perché era evidentemente stato oggetto di altri trattamenti disumani in precedenza, era stato, la famiglia non lo sapeva o comunque aveva visto qualcosa, era stato oggetto di questi altri trattamenti in precedenza. E rispetto al discorso del controllo sociale, c'è da dire che Francesco Mastro Giovanni aveva avuto un episodio, era un ragazzo di ideali anarchici negli anni 70, era stato coinvolto in una situazione di rissa dove era scappato il morto negli anni 70. Da quel momento aveva vissuto a Bergamo in felicità, in tranquillità, non aveva avuto alcun tipo di problema. Come è rientrato in quel territorio, sono cominciati i problemi. Questa cosa il Pressbook lo dice in modo molto sintetico, con uno sforzo di sintesi enorme. Abbiamo voluto comunque dare queste nozioni brevissime sul Pressbook, perché chiaramente tutti ci domandiamo perché lui dice se vi portate lì ci ammazzano, e noi nel costruire il film ci siamo, come dire, immediatamente resi conto che questa porzione di storia sarebbe stata un'enciclopedia, sarebbe stato un altro film, ma il film non ha per oggetto un ipotetico accanimento del territorio nei confronti di Francesco Mastro Giovanni. Il film ha per oggetto che cosa succede dentro quel luogo e i meccanismi in cui si perde completamente la capacità di pensare e si diventa robot sostanzialmente. Ho mai pensato di inserire una testimonianza di queste persone, se non in un caso, adesso vi dico, ma la ragione è stata prima di tutto espressiva. Loro sono anonimi, sono gli ingranaggi di un meccanismo. Non ho mai pensato adesso un volto. Ho avuto l'opportunità attraverso Grazia Serra di guardare le immagini del processo, a parte aver letto tutti i documenti possibili e immaginabili, quindi avendoli quasi conosciuti sulla carta, sapendo esattamente ognuno di loro come parla, perché se ho letto i verbali tutto. Ho avuto anche la possibilità di vedere le immagini del processo quando erano seduti lì che parlavano, testimoniavano, e mi sono sembrati piccoli. È totalmente inutile avere una testimonianza in quel film lì, perché il film parla d'altro, cioè sono delle figure senza volto, sono questa cosa qui per me, cioè essere reificato, essere oggetto, non
non è solo il corpo di Francesco Mastro Giovanni, è ciascuno di quelle figure che si muovono meccanicamente accanto al corpo di Francesco Mastro Giovanni. Si muovono meccanicamente perché si muovono a scatti. Prima dicevamo contenzione, osservazione, sguardo. Io immediatamente, studiando, ho capito che quel modo di guardare era un modo di isolare e quindi era esso stesso uno strumento di tortura, al pari della contenzione meccanica. Quello sguardo, allo stesso modo della contenzione, lo ha condotto alla morte. Ecco perché non ho pensato a inserire una testimonianza diretta loro. Un caso è, una volta però, prima delle riprese, è successo che una persona, uno degli infermieri, questo si può dire, non voglio dire il suo nome perché l'ho promesso a lui, uno di queste persone che si è aggirato lungo il corpo di Francesco Mastro Giovanni, siccome si era palesato così in alcune situazioni pubbliche, si era, come dire, anche in disparte si era fatto vedere dal Comitato Verità e Giustizia per Francesco Mastro Giovanni, dalla famiglia, allora abbiamo provato a sentirlo e quindi ho avuto l'opportunità di incontrare questa persona. Questa persona mi ha detto: io non capivo cosa succedeva, cioè io mi sono reso conto di quello che è successo, di quello che stava succedendo, solo dopo aver visto il video, solo dopo che se ne è parlato pubblicamente. In quel momento io vedevo solo il mio pezzettino. Allora, è chiaro che in quel momento per me è stato come una conferma di un'intuizione, no? Cioè, il suo pezzettino mi ricorda ovviamente da Eichmann a, non c'è bisogno che lo cito io, insomma, voglio dire, lo spettro di quello che è successo durante il nazismo, ma che succede sempre. Parlando poi con Amnesty International, giustamente Riccardo Nori mi dice: è il meccanismo della frammentazione delle responsabilità che accade nei torturatori, nei carnefici, durante i regimi, perché si frammenta la responsabilità, quindi nessuno è colpevole, nessuno è responsabile, nessuno è essere pensante che può dire no o sì con discernimento. In quel momento ho pensato: bene, se ho avuto la fortuna di incontrare questa persona, che questa persona mi sta dicendo queste cose, forse lo posso inserire nel film. E quindi questa faticosa ricerca di che cosa filmare accanto a quelle immagini, perché chiaramente era quasi per me impossibile immaginare delle inquadrature da mettere insieme a quelle immagini, è stato molto faticoso. Ecco perché poi ho lavorato sull'assenza, sulla totale assenza di lui e sull'assenza del corpo, ecco, degli altri. In quel momento ho pensato: forse questa persona può testimoniare. Ovviamente questa persona ha chiuso, dopo aver fatto questo incontro con me, si è chiusa nel totale silenzio, non ha più risposto al telefono, si è pentito di aver parlato, evidentemente. Sforato in modo incredibile, dobbiamo chiudere anche perché la programmazione di Arcipelago continua. Costanza, ti volevo chiedere una cosa: è da tempo che lavori con l'archivio da una parte e con la sintassi cinematografica dall'altra, hai messo addirittura in un titolo un punto e virgola. Che punto fermo è nella tua filmografia questo film? Perché secondo me lo è. Concludiamo con questo punto. Tana, sì, allora, sicuramente per una persona come me che ha sempre cercato appunto nella relazione con la realtà lo scopo quasi del fare cinema, perché per me la relazione è importante, ho sempre parlato di restituzione, cioè la relazione su cui si fonda una...
un percorso che poi è un percorso che porta poi al film, no? Ecco, sperimentare questo sguardo così algido, sperimentare questo punto di vista e fare questo film è certamente un punto a partire dal quale non si può che ricominciare da capo. Io questa cosa l'ho sentita immediatamente, io ho sentito che questo film era un punto e virgola, non lo so, ma forse anche un punto a capo, ecco, per certi versi. Innanzitutto perché ho voglia di ricominciare a filmare i documentari, cioè mentre negli ultimi anni tutti i film che ho fatto documentari sono film in cui la drammaturgia è fondante, ho voglia di ricominciare a filmare in modo più, come dire, più immediato, più istintivo. E io ho cercato di dire qualcosa anche in questo film, perché in contrapposizione a quello sguardo, a un certo punto siamo fuori, siamo nella natura e cambia fisicamente anche l'obiettivo che usiamo, cioè cerco di dire io quel poco che posso dire, perché comunque con quegli obiettivi che stringono l'immagine ci si avvicina, cioè io voglio comunque, non mi identifico con quel punto di vista, anche se quel punto di vista si impone allo spettatore. E poi sì, è un punto a capo, perché adesso sto lavorando sempre in batteria ad altri film, però di tutt'altra natura, e quindi forse è un po' anche un ritorno alle origini, visto che io ho cominciato sì con i documentari, ma ho esordito con un film di finzione che insomma si conosce bene, quindi vediamo, ecco. Ma comunque ormai è chiaro a me stessa, come penso sia chiaro in generale, che i film poi alla fine che ho fatto non sono mai uno uguale all'altro, cioè mi piace sempre questa cosa, no? Sperimentare questo sguardo delle videocamere di sorveglianza è stato sorprendente, micidiale e totalizzante, ecco, quindi non so. In bocca al lupo, come si dice.